tutti lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi vi consiglierò 5 oggetti che potete regalare a Natale a chiunque, più o meno nella vostra vita, in tutte le fasce di prezzo, se siete assolutamente decisi a non regalare libri. Giovedì uscirà sul canale la mia gift guide dedicata al mondo dei romanzi, delle graphic novel, dei saggi. Lo faccio tutti gli anni, se vi siete persi i video degli anni precedenti li troverete linkati nelle schede e nell'info box, ma quest'anno ho pensato che effettivamente non tutti vogliono regalare un libro, o meglio, tantissimi regalano libri però poi hanno una schiera di persone nella loro vita alla quale i romanzi non possono prenderli. Così ho messo insieme 5 cose che secondo me sono abbastanza universali, nel senso che vi possono salvare nel momento in cui non vi sta venendo in mente nulla da donare. Io spero di esservi utile con questo video e direi di cominciare. In realtà direi di partire con il cosiddetto pensierino. Adoro la pensierino, quindi tenterò di utilizzarla il più possibile all'interno di questo video. Secondo me il pensierino ha due ragioni d'esistere diverse. La prima è fare un regalo a qualcuno che non è nella vostra vita tutti i giorni o per il quale magari avete un basso budget. Mi viene assolutamente in mente il collega, spesso e volentieri ci si fa il regalo tutti in ufficio e dunque si sceglie qualcosa che sia magari all'interno dei 5 euro, o magari avete il cugino di terzo grado che vedete 2 volte all'anno con il quale non avete tantissima confidenza ma che comunque vedete al Natale, al quale volete regalare qualcosa. Oppure la seconda raison d'être del pensierino è essere un ottimo regalo satellite, ovvero magari avete speso tanti soldi per una persona, gli avete fatto un bel regalo, una persona importante nella vostra vita, ma volete creare un bel pacco, magari all'interno della scatola volete mettere più cose per accompagnare il regalo principe, quello costoso, affiancate un pensierino. Io quest'anno ho il pensierino perfetto e lo consiglio a voi, ma lo acquisterò anch'io per le persone della mia vita, e sto parlando del Narrate. Questo qui mi è stato dato a Più Libri Più Liberi perché c'era lo stand della Narrate, però in realtà io ne ho avuti altri nel corso della mia vita. Molto semplicemente, che cosa sono i Narrate? Sono questi libricini che vedete al prezzo di 4,90 euro, che al loro interno comunque hanno sia italiano che inglese, anche se magari andate a trovare la zia in Inghilterra e volete portarle un pensierino, intendiamoci, sì, dirò pensierino spesso e volentieri, pensierino. E al suo interno ha una storia che dura il tempo di un'infusione, perché come potete vedere all'ultima pagina del libricino c'è una bustina da tè, e ovviamente sono personalizzate in base a quello che è il contenuto del libricino. Il tempo di infusione è di 5 minuti, per cui voi inserite la bustina nella tazza o nella teiera, quel che cominciate a leggere, e quando arrivate alla fine della storia, ecco qui, il tè è pronto. Questo Narrate in particolare fa parte della collezione dedicata ai segni zodiacali. Mi faceva molto piacere consigliarvi questo perché Narrate ha un sacco di linee diverse, spesso e volentieri sono storie, quello che ho avuto io precedentemente era dedicato alle fiabe, però se vogliamo pensare a qualcuno che veramente non ha voglia di leggere, perché questo può essere molto trasversale, avete un'amica, un amico, chiunque nella vostra vita che ama leggere, come regalo satellite, magari insieme a un libro, sarebbe bellissimo prenderli un Narrate con una storia. Ma se magari è un pensierino per un collega che non prenderà mai un libro in mano finché campa, o magari avete già comprato una bella tazza, un bel thermos, una bella teiera, ecco, la collezione dedicata ai segni dello zodiaco viene in vostro aiuto, perché è qualcosa di estremamente universale. E tra l'altro mi è piaciuto moltissimo, io ovviamente ancora non l'ho utilizzato perché ci tenevo a farvelo vedere all'interno di questo video, una cosa che mi è piaciuta tantissimo è che qui, ecco, oltre la storia c'è effettivamente uno studio approfondito, lo definirei in questo modo, della personalità del toro. Mi ha fatto morire quando ho letto se il toro fosse una città sarebbe Bologna. A me i Narrate piacciono veramente tanto tanto tanto, vi linkerò il loro sito nell'info box. A quanto io abbia capito al momento si possono acquistare solo tramite il sito ufficiale, ma potrei sbagliarmi perché non sono infallibile nella vita, molto semplicemente. Sono carini, sono belli, sono carini da dare da soli, nel senso avete un budget di 5 euro, questi vengono 4,90 euro, vi siete messi a posto con le persone nella vostra vita per le quali non potete spendere, volete
accorpare una cosa carina, un regalo più grande, sono 4,90 euro. E questo è tenerissimo, è un'idea originale, sono molto contenta di averlo nella mia vita al momento. PS, se volete avere un'idea della miscela, il Narrate è dedicato al toro, al suo interno tenero indiano, menta, foglie di ribes e finocchio, e non vedo l'ora di assaggiarlo. Continuiamo sempre nella categoria pensierini e andiamo leggermente su di prezzo. Qui entriamo nell'ordine dei 10-15 euro. Una cosa che ho io personalmente, che ho ricomprato di recente e che secondo me può essere utile, anche se so che non è bello dirlo, però se avete qualche amico che fuma o se avete la persona nella vostra vita come ero io prima, che viaggia sempre con in borsa, nello zaino in tasca, un accendino, no matter what, ovvero qualunque sia il loro stile di vita, loro hanno sempre un accendino. Secondo me un regalo molto carino da fare a Natale è l'accendino USB. Questo qui è il mio nuovo. Io ne avevo uno del quale vi ho parlato in svariati video. Se non ricordo male, il mio vecchio è apparso in un video haul. Se mi ricordo qual è, ve lo linko nelle schede e nell'info box. E purtroppo un giorno che ero particolarmente nervosa, nel pulirlo ho spaccato la resistenza. Sono proprio entrata con il dito di forza nella resistenza, per cui ne ho comprato un altro. E questo qui, e in realtà mi piace tantissimo, bianco è veramente molto bello, è fatto in questo modo, per cui ha la resistenza che si infiamma. Non fate come fanno molti miei amici che guardano, oh, si illumina e ci infilano il dito dentro. Vi assicuro che è capitato più volte di quante vorrei ammetterne, perché mi piace sempre l'idea di avere degli amici intelligenti. E sotto, insomma, la porticina USB con il quale ricaricarlo. Che ottimo! Innanzitutto io questo qui l'ho comprato a Bologna dai cinesi. Molto semplicemente ne ho preso uno a caso perché ne volevo riacquistare uno, però nell'info box di questo video ad Amazon vi linkerò quante più proposte interessanti trovo sul sito. Vi direi che potete anche prenderlo da AliExpress o da Wish, da quei siti del genere, però non arriverebbe mai in tempo per Natale, dunque io vi consiglio di comprarlo su Amazon se non volete andarlo a cercare nei negozi. È molto carino perché ovviamente elimina l'esigenza dell'accendino usa e getta. Dunque non solo fate un regalo che può essere estremamente gradito al fumatore e al non fumatore, però gli date anche l'opportunità di uno smettere di spendere soldi per X tempo. Considerate che il mio primo accendino USB mi è durato 7 mesi, quindi io per 7 mesi non ho acquistato accendini, e poi fate anche del bene all'ambiente. Due, gli accendini USB sono divertenti, nel senso, sono divertenti perché non essendo ancora un bene di uso comune, lo definirei in questo modo, nel momento in cui io li tiro fuori, vi giuro, sempre, ogni sera, ogni giorno, in cui c'è qualcuno che arriva e mi fa: non è che hai un accendino? E io glielo do, o lo tiro fuori, io di mio faccio così ed esce fuori questa cosa, e la gente si incanta. La gente si incanta veramente, quindi è un ottimo modo per rompere il ghiaccio con le persone, anche con gli estranei. È un ottimo argomento di conversazione, qualcosa che fa sempre ridere, che incuriosisce sempre. Dunque, so che sembrerà idiota, è stupido e allucinante, però anche al timido della vostra vita, nel senso, a quella persona che avete, che ha difficoltà ad attaccare bottone, o proprio al polo opposto, alla persona che trova tutte le occasioni per attaccare bottoni nella vita, io regalerei questo perché è assolutamente il regalo perfetto. 3. Terzo motivo per il quale regalare l'accendino USB, io fossi in voi farei come faccio io e lo personalizzerei. Io ogni tot mesi, lo facevo col mio vecchio accendino e lo farò anche con questo, anzi ho già cominciato, e attaccavo degli adesivi diversi sull'accendino, il che lo rendeva molto bello anche appunto come argomento di conversazione, però a me dava un sacco di piacere perché a diverse fasi della mia vita io associavo diversi adesivi. Ora, su questo qui nuovo ho attaccato gli adesivi dei dinosauri sotto forma di fossili e mi piacciono un sacco insieme al bianco, però devo dire che sul mio vecchio accendino c'è finito veramente di tutto, e mi rendeva estremamente felice, estremamente contenta, ed era anche diventato un tratto distintivo con i miei amici, e con tutte quelle persone alle quali io magari prestavo l'accendino su base regolare. Molto bello, può essere un'idea simpatica, può essere un'idea pratica, non costa tantissimo. Gli accendini che io ho visto su Amazon USB arrivano ad un massimo massimo di 15 euro. Quindi non è sicuramente qualcosa di dispendioso, e anche qui è un qualcosa che potete regalare a qualcuno se gli volete fare un piccolo
pensiero, ovviamente non siamo nell'ordine dei 4,90 euro del narrate, però siamo sempre nell'ordine dei 10 euro, quindi se avete un budget leggermente più alto può essere sempre un pensierino, oppure può essere un ottimo regalo satellite se già avete comprato qualcosa di più grande a qualcuno e volete affiancarlo ad una cosa un po' più originale, secondo me, rispetto al solito. Direi a questo punto di entrare nell'ottica del regalo vero e proprio. E ho tre opzioni da mostrarvi oggi e la prima è una cosa un po' particolare, nel senso che secondo me non verrebbe in mente quasi a nessuno di regalarla al Natale, però so che può portare un'estrema felicità perché io in primis, se la trovassi sotto l'albero, credo che impazzirei completamente. E sto parlando dei cassettini in plexiglass di Muji. A caso. Lo so, ma ascoltatemi. Innanzitutto, io sono una grandissima fan dei cassettini in plexiglass di Muji, ne ho comprati svariati nel corso degli anni, questo qui in particolare è il mio portagioie, però alle mie spalle, ok, le diamo la pianta, alle mie spalle ne avete altri 4 che contengono la mia intera collezione di make-up e poi ne ho un altro ancora che ho lasciato giù. Dunque, è un prodotto che effettivamente fa parte della mia vita da almeno 5-6 anni. Io vi consiglio questo regalo per la persona della vostra vita che ci tiene al suo spazio personale, nel senso ha una particolare cura del suo arredamento, se ha una casa propria o se magari è ancora solo in una stanza che cura la sua stanza, al quale o alla quale piacciono le cose belle e che ha bisogno di essere organizzata. I cassettini Muji penso che partano dai 20 euro, se non ricordo male, e questo set in particolare, nel senso i due cassettini piccoli più gli inserti, perché da Muji trovate anche gli inserti che sono tutti in questo vellutino grigio che sono di uno sciccoso incredibile. Io li amo veramente, l'ho comprato in Giappone, dove Muji costa un terzo di quanto costa qui. Io, se non ricordo male, ho pagato tutto quanto sulla ventina d'euro. Però magari potete comprare solo i cassettini in plexiglass o il cassettino singolo, o solo gli inserti se magari la persona della vostra vita già possiede i cassettini di Muji, nel senso potete fare svariate cose e in più ogni tanto ovviamente Muji fa degli sconti. Io per esempio due dei cassettini che vedete alle mie spalle le ho prese al 25% di sconto, quindi insomma ho risparmiato un bel po'. E sono comodi perché in realtà possono contenere di tutto. Come potete vedere alle mie spalle ci sono quelli che contengono la mia collezione di make-up. Qui invece ho deciso di acquistare degli inserti e ci tengo i miei orecchini, collane, insomma ci tengo qualunque cosa, però esistono anche dei cassettini di Muji dedicati agli orologi e agli occhiali da sole. Dunque magari se c'è qualche uomo nella vostra vita che magari non ha bisogno di un portagioie, però è una passione di orologi, però magari ha le cravatte, però è foulard, però ha gli occhiali da sole, allora quelli sono assolutamente perfetti. Nel senso, in questo range di prodotti per l'arredamento ce n'è veramente per chiunque. Io li amo perché sono semplicissimi da pulire. Sono resistentissimi, ripeto, alcuni di quelli che ho ce li ho da 5 anni, hanno affrontato 10.000 traslochi con me, perché i miei cassettini Muji vanno via con me, dove vado io vengono loro, quindi sono ancora in condizioni eccellenti. In più mi piacciono tanto perché sono semplici, nel senso sono trasparenti. Nel caso voi compriate gli inserti si aggiunge un po' di grigio beige, però questo è il massimo. E dunque potete andare sul sicuro con tantissime persone diverse e soprattutto anche nel momento in cui i gusti d'arredamento, d'estetica cambiano, loro è molto facile che sopravvivano, perché è molto difficile che smetta di piacerti qualcosa che è semplicemente trasparente e funzionale. State facendo un regalo di qualità che può arrivare ad avere un suo prezzo. Io vi dico, se trovassi dei cassettini di Muji sotto l'albero, specialmente per gli occhiali da sole, perché quelli mi mancano completamente, io sarei una persona super felice, perché chi me lo sta regalando mi sta risparmiando una spesa che può essere anche abbastanza ingente e mi sta regalando qualcosa che mi può facilitare la vita, che può rendere più bella la mia stanza, che può rendere più bella la mia casa. Questi qui sono stati tra i migliori investimenti che io abbia mai fatto. E non sto scherzando, cioè ad anni di distanza, adesso che magari sono in condizioni economiche che non mi permetterebbero di comprarli alla velocità e nelle quantità in cui li compravo prima, sono veramente grata di averlo fatto in un momento in cui lo potevo fare, perché non mi immagino vivere senza di loro, li amo follemente. E l'ultimo consiglio che vi voglio dare all'interno di questa gift guide è quello di regalare
una pianta. Questa qui è la LUM di Colvin, Colvin Co. Colvin è un servizio che io definisco fioraio a domicilio, nel senso è un sito internet sul quale trovate fiori, mazzi di fiori e da un po' di tempo a questa parte trovate anche delle piante da interno. Io collaboro con Colvin, mettiamo innanzitutto questa cosa sul tavolo, ovviamente io non dovevo nominarli in video, non ho alcun tipo di accordo in questo senso con loro, nel senso la pianta è entrata all'interno di questa gift guide perché io sono la prima che regala piante e che ama ricevere piante. Siamo chiari, trasparenti e precisi, che facciamo sempre bene. E vi linkerò questa pianta nell'info box e sappiate che fino al 15 dicembre io ho un codice sconto con loro che è readblog15, trovate sempre tutto nell'info box, però è un codice sconto affiliato, dunque se voi comprate e utilizzate il mio codice sconto Colvin mi paga. Tutto qui. Ora che abbiamo detto questa cosa, che devo dire mi mette sempre un po' a disagio perché non voglio che pensiate mai che io magari sponsorizzo qualcosa o vi parlo di qualcosa perché ne è un tornaconto personale. Se questa pianta non fosse il nuovo grande amore della mia vita, sappiate che non sarebbe qui e a quel paese il fatto che mi danno dei soldi se voi comprate col mio codice sconto. Per tornare a noi, io amo regalare piante, i fiori non mi piacciono, non mi sono mai piaciuti, ogni volta che ho ricevuto dei fiori ho sempre guardato storto la persona che me li ha regalati perché mi danno un'idea di morte. Purtroppo è così, non ci posso fare niente. Nel momento in cui il mazzo di fiori comincia già ad essere leggermente vecchio, nel senso 2 giorni, 3 giorni, io comincio a rattrappire dentro e per questo motivo a tutti i miei amici che mi dicono ma non ti piacerebbe un fiore, una cosa, io dico sempre regalatemi una pianta grassa, dell'aloe, della lavanda o qualunque altra pianta che possa far battere il mio cuore e voi mi fate felice. Questa qui appunto è l'LUM, loro mi hanno fatto scegliere la pianta che volevo sul sito, io ho deciso di prendere questa perché è pet friendly, nel senso non è tossica per gli animali domestici e visto che un domani mi piacerebbe riportare nella mia vita un cagnolino, non so, mi sono voluta augurare il meglio cominciando a pensare a lui o a lei, al futuro lui e alla futura lei, già da adesso. Vi arriva insieme al vaso, che è una cosa molto comoda, se non ricordo male questa pianta compreso di vaso viene 35 euro. Sul sito comprese di spedizioni e arriva in 24 ore. Fa mai male. Una pianta secondo me è un bellissimo regalo, anche qui come con il portagioie di Muji, per qualcuno che o abita da solo e quindi vuole creare una bella casa, un bel ambiente intorno a sé, oppure a chi abita ancora in una stanza, vuole guardarsi intorno e sentirsi a casa, nel senso sentirsi come se avesse una casa, vuole avere del verde intorno e vuole avere un amico, nel senso io trovo spesso e volentieri che le piante siano un antidoto contro la solitudine, che è molto bello, a me hanno fatto sempre sentire così. Io a Latina non avevo una pianta, sono sempre stata circondata da piante sia a Bologna che a Lecce e mi faceva stare molto male non avere nemmeno un'amica qui a Latina, e da quando è arrivata lei, ormai siamo insieme da quasi 3 settimane, sono molto molto più contenta. In più una pianta trovo che sia quel genere di regalo che ti responsabilizza, perché ovviamente ci devi stare dietro, la devi annaffiare, devi essere sempre sicuro che sia in un ambiente che le permette di vivere. È un bel regalo a tutto tondo, è un regalo da adulto però che ti convalida come adulto, nel senso nel momento in cui ho cominciato a ricevere piante, magari per il compleanno, mi sono sempre sentita molto orgogliosa, so che sembra un ragionamento idiota, però mi sono sempre sentita molto orgogliosa perché ho pensato a chi me la sta regalando, pensa che io possa prendermi cura di questa pianta, crede in me, crede nelle mie abilità di essere un essere umano responsabile. Secondo me è un regalo che conta molto più di quel che sembra. Spesso e volentieri regalare la pianta è molto visto come non sapevo che caspita prenderti, quindi ti ho preso una pianta. E invece io lo vedo come un volevo regalarti un amico. Pensateci per questo Natale, che sia da Colvin, che sia da un fioraio. Colvin è comodo perché se non avete tempo di andare in giro per fiorai, se dal fioraio non trovate niente di vostro gusto, Colvin arriva in 24 ore col corriere. Quello è comodo, però nel senso, qualunque sia il modo in cui vi procurate una pianta, purché sia legale, fatelo. L'ultimo consiglio che ho qui per voi è un oggetto che io posseggo ormai da un bel po' di anni e l'ho lasciato per ultimo perché
È una cosa un po' strana, nel senso può essere incredibilmente costosa e quello che ho da farvi vedere io oggi è incredibilmente costoso, perciò che, sarò sincera, è così e basta, oppure può essere incredibilmente economico. Le alternative incredibilmente economiche, nel senso che possono essere un pensierino vero e proprio, possono essere un regalo, insomma, che rientra in qualunque budget, le troverete linkate ad Amazon nell'info box. Mi farò un giro su Amazon, cercherò le opzioni che secondo me sono più carine e ve le linkerò. Però effettivamente, se volete fare un regalo importante a Natale, per importante penso a 100-200 euro, volete regalare qualcosa e che sia estremamente utile e un oggetto di uso non quotidiano di più, ma che sia magari qualcosa alla quale gli altri non pensano, nel senso non è il cellulare, non è l'orologio, io vi dico che se io trovassi sotto l'albero un portachiavi del genere, sarei una persona estremamente felice e potete fare felice chi lo riceverà da parte vostra. Questo qui è il mio portachiavi di Witton. Io me lo sono autoregalato nel 2017 quando ho girato il programma TV Un libro per due con la F. Quando mi hanno pagato quel programma, io ho pensato voglio regalarmi qualcosa di estremamente speciale perché è la mia prima esperienza in TV e ne sono orgogliosissima. Ci sono arrivata con tanta fatica a vivere questa esperienza. Voglio qualcosa che me la ricordi per sempre e che io possa utilizzare tutti i giorni. Così ho acquistato lui, è stato il mio primo pezzo di Witton. Ne sono arrivati altri due nel corso del tempo, ma lui indubbiamente rimane quello al quale sono più affezionata. E la cosa che mi piace tanto di questo portachiavi, oltre al fatto di essere fatto in questo modo, ovviamente anche le opzioni economiche che vi linkerò ad Amazon e l'Infobox sono esattamente fatte in questo modo, cioè la tipologia di portachiavi che vi raccomando, non un portachiavi in generale, siamo chiari, è che è comodissimo. Perché le chiavi sono racchiuse qui dentro, poi ovviamente io ci infilo altra roba, cioè da 6 mesi a questa parte c'è la targhetta di Scrooge qui dentro. La porto sempre con me e l'unica cosa che ho tenuto di Scrooge in assoluto, i giochini e la cuccia sono stati regalati ad altri cagnolini, però la sua targhettina era mia. Quindi lei vive qui dentro. Pensate. E che oggetto mistico ed emotivamente importante sia per me questo qui. Lo è sempre stato, ma da 6 mesi a questa parte lo è 100.000 volte tanto. Per tornare a noi, perché questo video non deve deragliare nel parlare di Scrooge, vi dicevo che lo trovo molto comodo perché le chiavi abitano qui dentro e quindi non solo non graffiano gli oggetti che sono nella mia borsa, quindi telefono, portafoglio, agenda, qualunque cosa possa vivere nella vostra borsa non viene più graffiato dalle chiavi, specialmente se come me siete abituati a buttarle dentro la borsa e poi ciao, arrivederci, prima o poi ci rincontreremo. In più non si attorcigliano attorno a niente, perché ovviamente sono chiuse qui dentro, quindi non possono attorcigliarsi attorno alle cuffie, attorno alla busta in cui tenete il pranzo per andare in ufficio. Niente del genere e sono molto più semplici da trovare, perché un conto sono le due chiavi che finiscono sul fondo della borsa sotto al libro, un altro conto è questo rettangolino che è molto più semplice da afferrare nel momento in cui la vostra borsa è piena di roba. Quindi è un oggetto pratico, molto 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 pratico. Io veramente non tornerei mai più indietro a un portachiavi che sia normale. Se un domani questo si dovesse rompere, me lo dovessero rubare, si dovesse perdere, io magari non avrei i soldi per ricomprarmi quello di Witton, però me ne comprerei sicuramente un altro uguale. Cioè, non torno più indietro come tipologia, che poi questo sia per me il meglio e lo amo e mi piace tanto, però il fatto che sia il meglio per me a livello di brand prescinde un po' da quella che è la sua utilità. In più, io ho quello da 4 gancetti, però ci sono anche quelli da 6 gancetti che hanno una doppia funzione di portacarte, perché quello da 6 è grande esattamente quanto una carta di credito e dunque nella taschina che c'è qui, in cui io sarò sincera, tengo i bigliettini della fortuna. Quando vado a mangiare fuori al cinese ci si può infilare una carta di credito ed è molto comodo perché può essere praticamente un ibrido portachiavi portafoglio. Nonostante per questioni di sicurezza carte e chiavi non andrebbero mai tenute nello stesso posto. In più, se anche qui volete fare un regalo veramente speciale, quindi comprare un portachiavi che sia di uno di questi brand, Witton lo fa Gucci, lo fa Prada, tutti fanno questa tipologia di portachiavi, nel momento in cui vi riferite a questi marchi e voi avete la possibilità ovviamente di far imprimere le iniziali. E qui c'è scritto BB e grazie al cielo non ho messo BBM perché
guardate che è stato un pensiero per un po', grazie a Dio, non l'ho fatto, è rimasto bibi. Però è bellissimo perché è mio, è estremamente mio. Voi pensate che è bello aprire un regalo e trovarlo personalizzato in questo modo? È meraviglioso. Poi vabbè, il mio negli anni ovviamente ha 3 anni, questo qui quasi, si è ammorbidito tantissimo. Ah, vi dirò, per quanto riguarda la qualità, visto che ce l'ho da 3 anni e lo utilizzo tutti i giorni ed è caduto per terra ed è stato infilato in tasche, a parte sì, si è proprio ammorbidito tanto, è in condizioni abbastanza buone. Qui alcuni pezzi hanno perso colore, sono i pezzi in concomitanza dei gancetti che sbattono. E poi anche qui il bottone esterno si è graffiato e ha perso un po' il colore al centro. Sinceramente me ne frega qualcosa? No, è un oggetto che deve servire al suo scopo e sapevo nel momento in cui l'ho acquistato che non sarebbe stato perfetto per sempre, anzi forse è rimasto perfetto per un mese, però considerato anche che è caduto in pozzanghere, che ha viaggiato 1000 volte, che veramente è con me tutti i giorni, perché se esco di casa lui è con me, sono più che soddisfatta della qualità. È un gran regalo. Questo qui, capisco che proporvelo di questo brand è uno strecciare i budget. Io all'epoca l'ho pagato 170, non so se abbia ancora questo prezzo, sinceramente, perché dopo che l'ho acquistato, ovviamente me ne sono completamente disinteressata. Però se potete farlo, fate un regalo specialissimo. Se non lo potete fare, ci sono comunque tante belle opzioni low cost, medium cost e fate comunque la vostra figura. Vittori, questo video è finito. Io spero che vi sia piaciuto, spero di avervi dato qualche buona idea per fare i regali di Natale. Fatemi sapere nei commenti se vi siete divertiti con me, fatemi sapere nei commenti cosa voi regalerete a Natale. Io in ogni caso vi mando un bacio, vi invito a iscrivervi, se non siete ancora iscritti, a controllare l'info box perché è strapieno di informazioni utili e noi ci vediamo giovedì.